Una tragedia ha colpito il Ferrarese, dove due bambini, cuginetti di 6 e 10 anni, sono stati coinvolti in un grave incidente stradale mentre attraversavano la strada. L'incidente è avvenuto nella prima serata di ieri, sabato 16 marzo, nella frazione di Gallo, nel comune di Poggio Renatico. La terribile collisione si è verificata lungo la via principale del paese, di fronte a un locale frequentato, situato lungo una strada ad alto scorrimento che collega Gallo a Malalbergo. Per cause ancora da chiarire, i due bambini sono stati investiti da un'auto condotta da una donna e sono stati sbalzati violentemente sull'asfalto. Uno dei bambini sembra essere stato trascinato per alcuni metri sul cofano prima che l'auto si fermasse. La conducente, una donna al volante di una Fiat Panda, è rimasta illesa e ha immediatamente fermato il veicolo per prestare soccorso. L'incidente ha avuto luogo davanti a numerosi spettatori e clienti che si trovavano nel locale, compresi i parenti dei bambini che risiedono nella zona. I soccorsi sono stati immediati, con l'intervento tempestivo del servizio medico di emergenza 118. Sul posto sono giunte ambulanze, un'auto medica e soccorritori per stabilizzare i due minori prima di trasportarli d'urgenza in ospedale. A causa della gravità delle ferite riportate, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, che è atterrato nelle vicinanze. Le condizioni del bambino più grande sono risultate particolarmente gravi, tanto che è stato trasportato in elicottero all'ospedale maggiore di Bologna. Il bambino più piccolo è stato invece trasferito in ambulanza all'ospedale Sant'Anna di Cona, a Ferrara. Entrambi sono stati ricoverati in rianimazione a causa della gravità delle loro condizioni. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.